Da Canossa di Puglia un omaggio alla civiltà contadina di cui siamo tutti figli, a un murales dipinto da Francesco Persichella. Carrettiere in arte. Nella Puglia di Canosa, in Vico Lucano, è giunto il carrettiere piano piano. Al numero 28 si è fermato e a casa 28 un buon piatto ha gustato. Dipinto d'arte di strada e di sapiente storia, da Francesco Persichella su un muro di memoria, nel sole d'estate, sotto la pergola fresca, fresca di pampini di uva regina e uva turchesca. Schiocca il frustino del carrettiere nella sua mano, portando in dialetto ricordi d'infanzia da lontano. Figli tutti, sui tratturi della civiltà contadina, quando anche gli angeli erano contadini e coltivavano i campi nel sudore della terra, mentre i carrettieri erano chiamati alla guerra. Nel secolo scorso, cucito nel Novecento, in panni di pane, amore e sentimento. Il carrettiere in Vico Lucano si è fermato. L'acqua fresca di ristoro gli han portato con le braccia, sulle spalle, con i secchi. Così ricorda il maestro Peppino tra i vecchi. Bella e fresca fontanina pugliese di Imbriani, dove anche l'acqua si portava con le mani, che prima dai pozzi nei barili si vendeva e la povera gente donava quello che aveva. Grazie. Che sia benedetta quest'acqua condotta in un paese che portava il vino giù nella grotta. Sorridono sul muro di strada donne e bambini. Sorridono per strada oggi donne e bambini. Palpito del tempo di gente sobria e laboriosa, palpito di vita di una Canosa famosa e operosa, che risale a casa 28 sulle pietre di una scalinata, che nel sapore antico risale al carmine emozionata. Si fa silenzio, si odono gli zoccoli, cloc. Nel silenzio si ode il battito del cuore, si ode il battito di una gentildonna sotto il cielo, dove si affaccia un figlio avvolto da un velo, e mentre sua madre pensosa socchiude le ciglia, ogni madre presente abbraccia la famiglia. L'azzurro si fa bruno e avvolge il tramonto. Il dipinto di arte di strada continua il racconto. Si fa sera, parla un viandante al carrettiere in arte. La vita parla, tace, ricorda, ama, spera e riparte. Prega. E si fa un segno di croce e al Signore affida infinita la voce. Cre janat jurn, se Gesù Cristo vola. Domani è un altro giorno, se Gesù Cristo vuole. Salute al maestro Peppino di Nunno con gli amici Sabino Mazzarella, Bartolo Carbone, con tutti i cristiani e i paesani di Canossa di Puglia, 4 luglio 2019. Salute.